Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su OK Italia Parliamone, programma di approfondimento di attualità, cultura, economia, politica e società in collaborazione con le Camere di Commercio italiane all'estero rappresentate da Assocamerestero. Oggi continuiamo a parlare di turismo. Ricordiamo che è il settore che forse più di tutti gli altri ha pagato e continua a pagare ancora le maggiori conseguenze legate alla crisi pandemia Covid-19. Per il nostro paese il settore del turismo rappresenta un aspetto economico veramente importante. Ha un volume d'affari di 232 miliardi di euro e costituisce quindi il 13% del PIL italiano, generando anche occupazione nel settore per circa 4,2 milioni di persone. In condizioni di normalità abbiamo tantissimi turisti stranieri che vengono nel nostro paese e rappresentano addirittura il 51% delle presenze totali. Purtroppo a causa dell'epidemia Covid-19 il crollo dei turisti stranieri, per ovviamente il blocco della migrazione da un paese all'altro per motivazioni turistiche, sarà, si presume, del 55% a fronte dei 64 milioni di turisti stranieri arrivati nel nostro paese nel 2019. Un'immediata conseguenza di questo tragico calo del flusso di turismo verso il nostro paese è un rischio che da più parti viene paventato già dopo l'estate della chiusura definitiva di circa il 25% delle imprese turistiche. Per fortuna gli ultimi dati che sono stati pubblicati dall'ENIT, l'Ente Nazionale Italiano per il Turismo, dimostrano però che l'Italia non si lascia abbattere dal Covid e anzi, grazie al turismo, reagisce meglio di altri paesi. Il settore infatti, pur in una situazione di difficoltà, sta godendo di un periodo di tenuta soprattutto in alcune località, e tra queste c'è anche la Puglia. E oggi abbiamo ospite di OK Italia Parliamone per parlare appunto di turismo, il sindaco di Otranto, Pierpaolo Cariddi. Buongiorno Cariddi. Buongiorno, buongiorno a voi. Cariddi, per quanto riguarda le nuove tendenze della domanda turistica, forse non sbagliamo nel dire che cambierà il modo di fare vacanza, la loro durata e anche il periodo. Tutta l'economia del turismo sicuramente si svilupperà con delle regole diverse, cresceranno esigenze legate all'ambiente, al benessere, al sociale, alla economicità ed anche alla sicurezza. Ci sarà quindi la tendenza a ricercare delle attrattive di nicchia piuttosto che quelle di massa a cui si era abituati nell'ultimo periodo. Lei da 3 anni è alla guida del comune di Otranto e ha dimostrato una grande vivacità nel cercare di trovare delle soluzioni immediate per contrastare il rischio di una stagione turistica di crisi. Ricordiamo che a maggio come amministrazione comunale avete lanciato la campagna integrata chiamata Otranto sicuramente, anche bello il nome come avete giocato ovviamente col tema sicurezza all'interno del nome. Avete quindi blindato la stagione turistica garantendo sicurezza e fruibilità per l'estate, rendendo la città fruibile tra percorsi pedonali dedicati, obbligo di mascherine e tanti, tanti spot di richiamo per i turisti. Questo è stato un lavoro impegnativo e delicato che però si è dimostrato sicuramente una sfida vincente che ha portato Otranto a registrare il tutto esaurito per il mese di agosto, ma dato ancora più importante da rilevare è che addirittura avete registrato risultati migliori del 2019 per le ultime 2 settimane di luglio. Cariddi, il modello Otranto, che ora ci spiegherà nello specifico, può essere preso ad esempio per aiutare il nostro paese a ritornare ad essere attrattivo? Beh, sicuramente sì, nel senso, quantomeno me lo auguro. Nel periodo del lockdown la prima preoccupazione, come ha detto giustamente lei, è stata quella sanitaria, quindi la gente si è prima di tutto protetta. A un certo punto però abbiamo capito che stava per nascere un problema anche di natura economica e quindi ci sarebbe stata la necessità di far ripartire comunque la nostra economia. La nostra economia negli ultimi anni, con la crisi dell'edilizia, con la crisi del terziario, si è rivolta sempre di più sul settore turistico. Sono sorte nuove strutture ricettive, nuovi locali commerciali, B&B, affittacamere, quindi molte persone hanno chiesto proprio al turismo di trasferirgli quel reddito che altre attività prima invece garantivano. E quindi noi dipendiamo fortemente da questo settore, che se dovesse andare in crisi mette
mette in crisi veramente l'economia non soltanto di una città, ma di un intero comprensorio che ha costruito proprio le sue opportunità sulla nostra città. Ogni mattina ad Otranto vengono a lavorare tante persone anche dei paesi vicini, così come le forniture gastronomiche, eccetera, eccetera, provengono da ditte, imprese che lavorano la terra intorno ad Otranto. E quindi può capire bene quanto vale in termini di PIL per il nostro Salento quello che Otranto riesce a produrre. E quindi abbiamo dovuto subito ragionare sulla ripartenza. Una ripartenza che non poteva che essere, diciamo, attivata attraverso percorsi di sicurezza. L'aspetto sanitario resta sempre dominante e purtroppo preoccupante ancora. Ma bisognava comunque avere la capacità di vendere un prodotto diverso. Ed è lì che abbiamo ragionato, cosa che stavamo già facendo negli anni precedenti, ancora di più sull'attivazione di un turismo esperienziale. Molto bene. Un Otranto, quindi, che dall'idea di un luogo sicuro, d'altronde aver il tutto esaurito, rappresenta proprio questo. Tanto che in Movida, purtroppo, gli assembramenti continuano, però, Sindaco, a darle grandi grattacapi. Per garantire la sicurezza della sua città, lei sta portando avanti una linea che da tanti viene definita una linea dura e forse troppo anche. Ha vietato con un'ordinanza raduni, feste, picnic e fallò sulla spiaggia proprio nella notte più attesa dell'estate, la notte di San Lorenzo, che ricordiamo è il prossimo 10 agosto. Una linea dura che però in precedenza è stata però messa in discussione anche dal TAR di Lecce, che ha sospeso un provvedimento del prefetto che aveva ordinato la chiusura per 25 giorni di un noto locale sul lungomare degli Eroi di Otranto per eccesso di assembramenti, anche perché poi nelle motivazioni portate avanti dagli avvocati di questo stabilimento erano che l'assembramento c'era sì, ma in un spazio adiacente a quello di competenza e pertinenza del locale. Il presidente Mattarella, Cariddi, pochi giorni fa alla cerimonia del ventaglio, sappiamo che la cerimonia con i giornalisti parlamentari, ha lanciato il suo monito a non abbassare le difese, dichiarando che la libertà non è far ammalare gli altri. Cariddi, come si sposano l'esigenza di socialità con quella di garantire la sicurezza? Sì, il problema quest'anno è proprio trovare la giusta posizione tra sicurezza sanitaria e capacità di produrre economia. Non vogliamo certamente morire di Covid, non vogliamo neanche morire di fame. È un tema che si sta, diciamo, è in discussione in questi giorni. Ci siamo chiusi troppo, ci siamo chiusi poco. Adesso stanno uscendo fuori le informazioni degli esperti date a Conte. Si discute. Guardi, il sindaco dovrebbe uscire oggi, dovrebbe essere pubblicato oggi proprio sul Libero. Penso proprio a una analisi attenta di quelli che sono appunto i verbali che erano verbali. Stati significati, quindi certo. Di belle forse. È evidente però che in queste situazioni col senno di poi si può fare qualsiasi ragionamento. È difficile gestirle nella contemporaneità queste situazioni e prendere la decisione giusta in tempi rapidi. Quindi probabilmente nelle nostre iniziative avremo indovinato l'80% delle cose pensate, ma si creano sempre poi dei casi particolari ai quali bisogna mettere mano. Come diceva lei, il discorso del senso unico del centro storico, così come il discorso dei falò sulle spiagge, questi sono problemi che si sono amplificati con il Covid, ma sono dei problemi che noi abbiamo avuto già in passato. Quindi un centro storico congestionato o comunque il giorno dopo San Lorenzo le spiagge piene di pietre, carboni, spazzatura, non le dico se dovessi farle vedere le foto, è inimmaginabile. Quindi il Covid ci sta aiutando anche a risolvere questioni che si presentavano anche negli altri anni. Quindi una linea dura che ha come obiettivo però quello di delineare dei nuovi percorsi più rispettosi dell'ambiente e di tutti noi, che aiutano in questo momento sanitario ma che serviranno anche in futuro. Il discorso per esempio del maestrale, la chiusura non l'ha fatta il comune di Otranto, l'ha fatta in realtà la polizia prima e il prefetto poi. Noi invece, proprio perché vogliamo essere propositivi e comprendiamo le esigenze anche degli operatori, come le ho detto prima,
alla chiusura abbiamo subito convocato un tavolo tecnico con la polizia, con i vigili urbani, con i miei tecnici comunali e abbiamo subito immaginato una soluzione di contingentamento di quell'area con un controllo affidato alla protezione civile che ci metterà dentro le persone strettamente diciamo necessarie per far funzionare sì l'attività ma rispettare anche la distanza sociale che è il parametro della persona su 2 metri quadrati addirittura abbiamo utilizzato. Quindi abbiamo fatto un verbale e abbiamo detto se voi rispettate queste condizioni a vostre spese chiaramente perché il comune non può farsi carico poi dei costi integrativi delle attività individuali, se voi ci dite che rispettate questo tipo di condizioni allora quando il prefetto vi farà riaprire noi vi faremo riaprire. E devo dire che proprio questo tavolo tecnico che abbiamo costituito e le misure che abbiamo individuato nel tavolo tecnico sono state determinanti per far prendere quel tipo di decisione al TAR e quindi oggi possiamo dire che l'attività ritorna a funzionare, rigenera posti di lavoro, genera economia, produce servizi alla città, ma lo fa in condizioni di sicurezza. Quindi, come le dicevo prima, alcune cose si possono pianificare, si pensano, si attuano, ma è evidente che la realtà supera qualsiasi tipo di immaginazione. Quando nel centro storico mi arrivano 10.000 persone in contemporanea, poi lì non c'è senso unico che tenga e quindi ci vuole tanta responsabilità individuale. Purtroppo devo dirle che da quel punto di vista non la registro tanto. Noi italiani siamo difficili da cambiare nelle nostre abitudini spesso diciamo anarchiche, quindi io mi auguro anzi che queste vicende vissute dal popolo italiano possano un po' migliorarci e fare in modo che quando un sindaco, quando un prefetto, quando un presidente del consiglio dà delle misure non ci sia necessità necessariamente di un organo di polizia per farle rispettare, perché altrimenti non c'è polizia che tenga, non possiamo mettere un vigile urbano piuttosto che un poliziotto o un carabiniere ogni 10-15 persone, sarebbe veramente follia. E questo è vero, anche se ricordiamoci che abbiamo una prerogativa come popolo italiano, ci dimentichiamo facilmente di ciò che c'è stato nel passato. Perché durante il periodo vero e proprio del lockdown gli italiani hanno reagito in maniera assolutamente attenta. Oggi in tanti pensano che sia il via libera a tutti, senza rendersi conto che ancora questo rischio contagio è ancora molto presente, lo stiamo vedendo in altri paesi. Lei, il sindaco, diceva prima appunto nelle sue affermazioni, appunto diceva che da sempre c'è stato un problema nelle spiagge dopo Ferragosto, dopo la notte di San Lorenzo, eccetera, di spazzature e altro, e quindi che il Covid può anche forse rappresentare un momento di estrema svolta epocale per il settore turistico. Quindi si può prendere spunto da questa esperienza attuale per cercare di andare verso una tanta agognata competitività turistica. Ma le chiedo, saremo in condizioni e capaci di cogliere l'opportunità che ci viene portata avanti proprio dal Covid? Perché oggi siamo costretti a dover rispettare determinate regole, che però significano anche garantire migliori servizi e migliore qualità. Finora abbiamo spesso pensato che la bellezza del nostro paesaggio, del nostro territorio, delle nostre coste, del nostro mare, dell'arte, di tutto, del Made in Italy in generale, bastasse per far arrivare il turismo, non capendo che invece bisogna sempre più elevare l'asticella della qualità. Saremmo in condizione di cogliere questa grande opportunità, Caritti? Secondo me sì. Abbiamo tutti gli strumenti per farlo, ma dovremo avere la capacità di farlo. Noi da qualche anno stiamo lavorando già su questo tema. Lo stiamo facendo proprio come le dicevo prima, quando ci siamo resi conto che il turismo è quello che ci deve dare qualcosa in più. Per darci qualcosa in più non bastava il mare, il sole e il mare, il turismo balneare, il mare pulito, i paesaggi splendidi del Salento, della Puglia, di Otranto. Il turista vuole di più, vuole servizi, vuole qualità nelle strutture ricettive e quindi abbiamo iniziato piano piano ad elevare questa asticella, un lavoro che bisogna fare sinergicamente sul territorio perché le scuole devono fare, soprattutto quelle professionalizzanti, devono fare il loro lavoro
gli operatori turistici, se hanno il 3 stelle devono cercare di spingerlo al 4, se hanno il 4 devono cercare di spingerlo al 5, dotando le strutture di servizi e di personale qualificato. L'amministrazione deve farlo nella pianificazione sicuramente degli strumenti, deve farlo nei luoghi pubblici. E noi lo abbiamo fatto recuperando tutti i nostri beni culturali, ma trasformandoli però in musei, in attrattori culturali, per cui forniscono dei servizi culturali al turista e poi anche ai cittadini, perché l'altra cosa importante è che abbiamo l'occhio al turista che deve darci e sostenere, diciamo, la nostra economia, ma questo territorio poi è costantemente abitato dai nostri cittadini e quindi anche loro hanno diritto a dei servizi e della qualità. La cosa bella delle città di mare è che ragionando per l'ospite hai la certezza di aggiustare casa anche per il residente e diventa anche metro per capire poi se le cose stanno andando bene o se stanno andando male. Sicuramente, come ha detto lei, bisogna lavorare su questo, soprattutto per destagionalizzare, perché noi, bene o male, in quei due mesi, luglio, agosto soprattutto, la città l'abbiamo sempre riempita. Ma i due mesi non sono più sufficienti per sostenere un'economia che si appoggia sempre di più. E allora, quando vuoi lavorare ad aprile, a marzo già, perché grazie a Dio abbiamo un clima favorevole, tu non fai il bagno, non hai persone che trascorrono la loro giornata per il 70%, il 60% su una spiaggia a mare e poi devi pensare magari soltanto a dargli un evento serale piuttosto che una buona mangiata, e lì la nostra enogastronomia, lo sa, diciamo, funziona bene già da tempo. In quei mesi bisogna dargli di più, bisogna dargli esperienze, bisogna dargli artigianato, bisogna dargli cultura, bisogna dargli passeggiate all'aria pura, in situazioni incontaminate. E lì stiamo lavorando, come le ho detto, proprio sulla qualificazione dei beni culturali, ma anche su una mobilità sostenibile. Noi abbiamo fatto un progetto già per metà, il 50% finanziato. Noi abbiamo 23 chilometri di costa che vanno dalle spiagge e gli arenili degli Alimini fino al borgo di Porto Badisco, che passano in contesti che attraversano macchia mediterranea, pinete, spiagge, poi roccia, falesie, grotte, quindi parchi naturali, molto molto belle. Allora abbiamo una litoranea che collega praticamente questi due siti, ma che è una litoranea carrabile. È evidente che fino a quando noi rimarremo nelle macchine non riusciremo a godere della bellezza dei passaggi. Dobbiamo lasciarle, dobbiamo scendere dalle macchine e salire sulle biciclette, a trekking, eccetera. E abbiamo fatto un progetto di una dorsale litoranea che riuscirà con una pista ciclabile in sede propria a collegare tutto il territorio di Otranto. Per cui con una bicicletta o a piedi si potrà andare agli Alimini e fare il bagno, piuttosto che nel parco, piuttosto alla masseria per mangiare qualcosa, piuttosto al museo delle grotte di Porto Badisco. È evidente che stiamo risolvendo tutta una serie poi di attrattori che devono rendere interessante questa passeggiata. Questo è il grande progetto. Per il 50% a nord già finanziato, per il 50% a sud invece proposto in un bando ministeriale che è appena uscito. Ci auguriamo, abbiamo le carte in regola per poter ottenere anche questo e diciamo, dovessimo riuscire in questo, secondo me riusciremo ad avere un risultato veramente veramente importante. Sicuramente, ecco. Un progetto del genere porterebbe tantissimi turisti, soprattutto nord europei, che sono veramente alla ricerca di esperienze di questa tipologia al di fuori anche del periodo estivo. Ecco, veramente da aprile, maggio, poi anche ottobre, novembre sarebbero veramente dei mesi dove potreste fare il tutto esaurito con un tipo di turismo differente rispetto a quello balneare. Questo non c'è dubbio, non c'è dubbio. È così. Caridi, il 27 aprile scorso l'ENIT ha pubblicato dei dati, purtroppo non rassicuranti, che dicono che l'Italia tornerà ai livelli del 2019 per quanto riguarda il turismo soltanto nel 2023. Lei prima accennava delle cose molto importanti, ma le chiedo quali ricette ci possono essere messe in campo per accorciare questi tempi? Si potrebbe partire, come diceva anche lei prima, dall'iniziare a valorizzare e capitalizzare ciò che abbiamo, i nostri innumerevoli attrattori, che ricordiamo non sono soltanto le grandi città d'arte, ma sono anche i borghi, i parchi, il nostro cibo, le tradizioni e la nostra cultura? Sicuramente sì, sicuramente sì.
perché io sono convinto, cioè il grande attrattore, cioè giusto per intenderci, il Colosseo. Ci vai a Roma, ci stai una notte, stai le 4, 5, 6 ore per visitarlo, parlo del grande attrattore, e poi voglio dire, se Roma non avesse altro, vai sarebbe via. Finita lì, vai via. È evidente che noi non vogliamo questo modello mordi e fuggi. Abbiamo necessità di far stare un po' qui i nostri turisti, con la possibilità di coccolarli. Per farli stare qui, come dicevo prima, bisogna attivare il turismo esperienziale, che si costruisce attraverso tante micro componenti. Per trasferire un'esperienza di territorio non basta soltanto il monumento restaurato, ma come le dicevo prima, serve anche un contesto paesaggistico immacolato e protetto da edilizia, diciamo, da interventi che possono sporcare, ma serve anche potenziare l'artigianato locale, far vedere come si producono tutta una serie di strumenti e di situazioni che fanno e costruiscono la cultura di un popolo. Cioè servono tante cose, e così come diceva lei serve anche un recupero generale dei nostri borghi, la bellezza delle nostre città. Al di là adesso che Otranto ha la cattedrale col famoso mosaico, che di per sé è un grande attrattore, il castello aragonese è un grande attrattore, abbiamo questa fortuna come città, ma le assicuro che se lei si sposta da Otranto e va nei paesini vicini, come possono essere Giurdignano, Minervino, Cannole, cioè, lei trova in ogni paese un borgo caratteristico con delle usanze specifiche di quel borgo, diverse addirittura di quelle di Otranto o di altre località che si trovano soltanto a 10 chilometri. Allora, la ricchezza del Salento e dei nostri posti è soprattutto questa, cioè quella di poter avere il concetto, diciamo, di un sistema culturale e turistico generato da tanti tasselli che costruiscono poi un puzzle finale, che è quello che noi dobbiamo fornire ai nostri ospiti. Noi su questo stiamo lavorando, lavoriamo anche con i sindaci delle città non prettamente turistiche, consapevoli che proprio nei momenti in cui non c'è il mare, la ricchezza viene proprio dalle esperienze a 360 gradi di ogni borgo. Quando parlo di esperienze, ripeto, non parlo soltanto del bene monumentale, ma parlo di quello che gli abitanti di quei borghi possono raccontare. Ecco, Cariddi, per le città di mare un ruolo importante per il turismo lo hanno sicuramente anche il settore della nautica e della portualità. Quali prospettive di crescita vede per il turismo collegato al mare e alla nautica da diporto? Sì, le sembrerà strano, ma Otranto, non so, diciamo, lei sicuramente è particolarmente informato sulla mia città, e quindi saprà che nel lontano 1480 i turchi presero la città e fecero l'eccidio di 800 martiri, poi santificati proprio da Papa Francesco qualche anno fa. Forse sarà stato quell'evento, ma da quel giorno Otranto ha guardato molto di più all'entroterra che non al mare. Quindi si è trasformata, contrariamente a quanto era successo fino a quel momento nella sua storia con Messapi, Bizantini, eccetera, che era il ponte naturale con l'Oriente, si è trasformata invece in una città costiera, ma non in una città di mare. Allora, negli ultimi anni invece abbiamo capito quanto è importante intercettare non solo i flussi da terra verso il mare, ma è importante iniziare ad intercettare i flussi da mare verso terra, come le dicevo prima. Prendiamoli da mare e facciamogli vedere che cosa teniamo invece nel nostro entroterra. In virtù di questo ragionamento, noi da anni stiamo lavorando per la realizzazione di un porto turistico nuovo, autonomo rispetto a quello già esistente, dedicato soprattutto ad una nautica importante, barche di grandi dimensioni, che possano migliorare appunto la qualità e i servizi del nostro porto. È un progetto approvato, solo che diciamo, si stanno definendo gli ultimi passaggi. La società che doveva costruirlo, che poi è Società Condotte d'Acqua, ha avuto dei problemi finanziari, adesso stanno vendendo il pacchetto a delle altre società ben strutturate e siamo in attesa di questo.
In contemporanea, diciamo che noi abbiamo portato avanti però anche una riqualificazione e potenziamento del porto interno che siamo riusciti a realizzare anche con qualche polemica sul discorso dei pontili smontabili, non smontabili, smonta d'inverno, rimonta d'estate. Ci sono stati un po' di contrasti con la sovrintendenza, ma le devo dare la notizia che proprio l'altro ieri in una conferenza dei servizi siamo riusciti a trovare una soluzione condivisa che a ottobre mi porterà a smontare questi pontili per ricomporli in una configurazione che questa volta viene ritenuta rispettosa anche dei beni monumentali del sistema e del centro storico, con un parere probabilmente favorevole anche della sovrintendenza. Quindi finirà anche fortunatamente questa polemica che ha caratterizzato il tema della portualità di Otranto negli ultimi anni, e quindi anche il porto interno metteremo una parola fine, lo attrezzeremo definitivamente proprio per fornire, come diceva lei, questo importante servizio ai diportisti, ecco, perché è un'altra parte importante della nostra. Il porto interno che tipo di imbarcazioni può ospitare, fino a quanti metri? Il porto interno può ospitare imbarcazioni non troppo grandi, noi ne terremo una trentina un po' più grandi nella parte più esterna, mentre il resto delle imbarcazioni sono delle imbarcazioni di medio e piccolo taglio. Diciamo che lo abbiamo voluto così, questa è una componente del porto interno, perché il porto interno ha al suo interno appunto lega navale, assonautica e la parte del comune di Otranto. Quindi nella parte del comune di Otranto, in virtù dell'approvazione di quel porto esterno dedicato soprattutto ad un turismo, diciamo, con maggiore capacità di spesa, noi abbiamo voluto che l'interno fosse invece rivolto ad imbarcazioni più piccole, ad un diportismo sociale. Tant'è che siamo contentissimi perché grazie a quel porto molti otrantini, ma le dico anche abitanti dei paesi vicini che guardano ad Otranto come loro mare, hanno avuto la possibilità di ricomprarsi anche il gommone da 7 metri e ritornare a frequentare il mare, andare a pescare, portare i figli a mare, i nipoti, soprattutto gli anziani hanno trovato, diciamo, hanno recuperato il loro hobby di ritornare a pescare con l'imbarcazione. Devo dire che questa è una cosa molto molto bella, perché come le dicevo prima è evidente che noi guardiamo all'ospite e al turista, ma dobbiamo guardare anche ai nostri residenti. In conclusione di intervista, Caridi, le faccio un'ultima domanda. Quanto abbiamo vissuto per la pandemia Covid-19 e anche la paura che aleggia ancora per una nuova ondata di contagi, perché veniamo bombardati di notizie in tal senso, porta tanti a convivere con una paura che potrebbe ridurre la volontà di andare in vacanza e anche portare a modificare le proprie abitudini di vacanza. Le chiedo, come sarà secondo lei il turismo dopo l'esperienza Covid-19? Guardi, io devo dirle una cosa, gli italiani purtroppo o per fortuna, e forse l'ha detto pure lei prima, hanno poca memoria, quasi niente, per cui si adattano subito al peggio e si adattano subito al meglio. Io non lo so, le devo dire la verità, come risponderanno, nel senso che dimenticate le situazioni più tragiche, per fargli mettere una mascherina ci vuole quasi la polizia. Se arriverà il vaccino, secondo me, e darà garanzia assoluta, vedrà che tempo una settimana, il tempo di vaccinarsi, tutti dimenticheranno tutto. Quindi devo dirle la verità, qui servono professionalità diverse rispetto alla mia per capire come finiremo. Per il momento sicuramente il vaccino non c'è, dobbiamo stare tutti attenti e, come le dicevo prima, la soluzione migliore è quello di bastone e carota, altrimenti, ripeto, salviamo la salute ma poi ci mancherà il cibo a casa, oppure avremo da mangiare, ritorneremo alle nostre possibilità, al nostro tenore di vita, ma voglio dire perderemo qualcuno che non ce la farà a superare il Covid. Quindi purtroppo non possiamo in queste situazioni essere né bianco né nero, bisogna trovare la giusta tonalità di grigio. Molto bene, allora io ringrazio il sindaco di Otranto Pierpaolo Caridi per averci accompagnato in questo viaggio dall'attacco dei turchi alla città fino ai giorni nostri e soprattutto al futuro.
Seguiremo con attenzione quelle che saranno le vicende di Otranto, che per fortuna ha risposto in maniera molto forte alla crisi, dimostrando una capacità, una voglia di fare, anche ovviamente con il progetto che è partito nel mese di maggio. I risultati della presenza turistica nel territorio lo dimostrano, quindi la giunta sta andando nella giusta direzione. Grazie Sindaco Cariddi. Grazie a voi, buona giornata. Grazie ai nostri ascoltatori, appuntamento al prossimo confronto. Grazie a tutti.